Allora, questo sabato alle 18 avremo il piacere di ospitare l'ambasciatore e il console della Colombia. Faremo infatti un evento all'interno del Palazzo del Podestà, il primo evento ufficiale dopo l'inaugurazione, dove offriremo alla realtà territoriale di Montevarchi, in particolare agli imprenditori, tutte le realtà che hanno nel loro DNA l'esportazione, l'opportunità di un confronto con l'ambasciatore e il console colombiano, e a questo incontro sarà presente anche il presidente della Camera di Commercio di Arezzo, proprio per cercare, come avevamo già detto in precedenza, di far sì che il comune possa essere un mezzo di collegamento per il nostro tessuto industriale produttivo, per cercare di aiutarlo appunto a aumentare e a sviluppare, diciamo, le loro conoscenze e le loro esportazioni all'estero. Abbiamo l'opportunità di appunto ospitare due grandi rappresentanti della Colombia. La Colombia è un paese importante negli ultimi anni, negli ultimi 20 anni, è uno dei paesi che ha maggior sviluppo, ha un PIL che è in crescita, beati loro, ben del 4%, quindi pensiamo che possa essere un'opportunità per le imprese del nostro territorio stringere rapporti commerciali con questa realtà. Abbiamo colto l'occasione dell'incontro appunto che sarà organizzato sabato con l'ambasciatore e il console della Colombia, anche per trattare ed avere, diciamo, all'interno dello stesso momento, quindi dedicato alle imprese, anche un momento culturale. Infatti abbiamo sempre all'interno del Palazzo del Podestà una mostra di circa 80 bozzetti di caricature, sono state fatte da vari artisti sudamericani proprio sulla figura di Gabriel García Márquez. Questa cosa assume anche un duplice ruolo: da un lato appunto abbiamo questo momento di conoscenza culturale, quindi di questo artista, e grazie alla biblioteca di Montevarchi porteremo insomma nel Palazzo del Podestà una selezione di opere di Gabriel García Márquez a disposizione di chi parteciperà, e per far sapere appunto quello che la biblioteca possiede e quello che si può fare su questo premio Nobel, quello che si può leggere in biblioteca su il premio Nobel. Dall'altra c'è una sorta di collegamento con il momento che andiamo a vivere, che è quello del carnevale, quindi sono bozzetti, caricature, quindi su Gabriel García Márquez, e in qualche maniera lanciano virtualmente il carnevale che comincerà la prossima settimana.